La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio è quello di studio legale dell'anno Real Estate e il premio va a Studio Genesis Avvocati. E andiamo a leggere la motivazione mentre ci raggiunge appunto chi ritira il premio: per la consolidata esperienza e preparazione nel settore immobiliare, per il focus sul cliente, la costante attenzione alle esigenze e problematiche tipiche del settore. Studio Genesis Avvocati, e questo è il premio. E per la foto tenete questa altezza sul palco, così c'è anche la luce giusta. Quello è importante. Sì, non è che tante, no? Complimenti! Siamo in compagnia dell'avvocato Stefania Pezzini, socio dello studio Genesis Avvocati. Benvenuta, avvocato. Grazie. Avvocato, lo studio Genesis Avvocati si è aggiudicato il riconoscimento come studio legale dell'anno Real Estate. Ecco, le chiedo un commento a questa vittoria. Siamo molto contenti di questo riconoscimento, che peraltro ci è stato attribuito per il terzo anno consecutivo dalle Fonti, e questo per noi rappresenta una conferma del lavoro che è stato svolto dallo studio negli ultimi anni nell'ambito del Real Estate. Ecco, qual è stato l'andamento del mercato immobiliare nel 2021 e in che modo ha influito nel lavoro del vostro studio? Il 2021 è stato un anno di grande ripresa per il settore immobiliare. Il trend è stato confermato peraltro nel primo semestre del 2022. Se guardiamo al lavoro svolto dal nostro studio, possiamo dire che sicuramente trainante nel settore immobiliare è stato il settore della logistica, dove il disequilibrio tra domanda ed offerta rende questa specifica area del settore immobiliare particolarmente vivace. In questo ambito abbiamo continuato ad assistere i nostri clienti nella negoziazione di operazioni volte all'acquisto di aree che normalmente si collocano fuori dai principali centri urbani, ma ben serviti dalla rete infrastrutturale, e da destinare a magazzini o a spazi per la vendita all'ingrosso o al dettaglio. Poi sicuramente un altro settore che ha avuto un grande rilancio grazie anche agli incentivi è quello residenziale, dove Milano, Venezia, Firenze si confermano le città più attrattive per gli investitori di questo settore, e in questo ambito abbiamo seguito alcuni clienti proprio nell'acquisto di immobili di elevato valore in città principali. Un settore che forse ha subito un pochino gli effetti della contrazione legata all'inattesa crescita dell'e-commerce è quello dei negozi, del retail, dove tuttavia proprio in questo periodo stiamo seguendo un'operazione molto importante per il lancio di una catena su strada, e di conseguenza questo costituisce una conferma del permanere degli investitori anche nei negozi high street. Infine, per quanto riguarda gli hotel e l'ospitalità, l'Italia gode di un punto di partenza di eccellenza, perché disponiamo di uno stock immobiliare che non ha pari in Europa, e in un contesto dove si punta di più alla conservazione, quindi alla ristrutturazione della superficie esistente rispetto alla creazione di nuovi spazi, è decisamente un punto di grande vantaggio. In quest'area ci siamo misurati con operazioni aventi soprattutto ad oggetto immobili di interesse culturale, perché di grande valore storico e artistico, che senza dubbio costituiscono dei beni unici e quindi che attribuiscono grande valore all'investimento, ma che dall'altro lato comportano una serie di complessità legate soprattutto alla fase autorizzativa in sede di avvio dei lavori di restauro e di ristrutturazione. Ecco, alla luce diciamo di queste considerazioni che lei ha fatto, di questa ripresa insomma del settore, cosa ci possiamo aspettare per il futuro dal punto di vista del mercato immobiliare? Il futuro del mercato immobiliare è di continua crescita.
crescita. Obiettivamente questo anche grazie agli incentivi in termini di crediti d'imposta che continueranno a trovare applicazione anche nel prossimo futuro attraverso una politica che sarà volta sostanzialmente ad un'istituzionalizzazione degli incentivi che consentiranno proprio un miglioramento dell'efficientamento energetico del nostro vastissimo patrimonio immobiliare. E una prova di tutto questo è legata al fatto che l'immobiliare conserva una posizione di protagonista all'interno del PNRR, dove sono stati stanziati più di 85 miliardi proprio per la rigenerazione urbana, se includiamo la porzione delle infrastrutture, e di questi più di 15 sono destinati proprio alla riqualificazione e all'efficientamento energetico degli edifici. E per tornare al turismo, è previsto sempre nel PNRR una patrimonializzazione del Fondo Nazionale per il Turismo da destinare proprio alla ristrutturazione degli immobili con questa vocazione. Quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per far pensare ad un futuro assolutamente di espansione nel settore immobiliare. Ecco, lo studio Genesis come si pone all'interno di questo contesto? Lo studio Genesis ha l'ambizione di continuare a crescere, lo ha sempre fatto e continuerà a farlo attraverso la particolare attenzione che pone nei servizi che eroga ai clienti in tutti i settori in cui i nostri professionisti operano, ponendo sempre al centro della nostra attività il cliente, le sue esigenze e naturalmente il soddisfacimento di queste ultime.